collegati online. Magaze.it. Terzo classificato al Festival Canoro di Vallelunga, Carlo Testa. Carlo Testa, Carlo Rico Testa. I due tenori che sono tre. Vai, vai, vai. Quindi la rosa per mamma, la coppa la puoi dare a papà adesso, Carlo? Seconda classificata al nono Festival Canoro di Vallelunga, edizione 2009, alla 1.35, Chiara Timirello. Chiara Timirello! Simone, l'ultima speranza. Devo aspettare, mi ha suggerito Loretto. Non devo aspettare, mi ha suggerito. Loretto è il suggeritore e il regista di tutto. Per me è un suggeritore. Prima classificata. I maschi a casa. Nono, no, tu non mi interrompi. Al nono Festival Canoro di Vallelunga, edizione 2009, Valentina Pettineo. Vieni qua. Valentina Pettineo. Per Magazè abbiamo Valentina Pettineo di Motta d'Affermo. Sì, buonasera, come vedete sono a caldo in questo momento. Come è stato vincere il primo premio? È stato stupendo, perché io proprio non me lo potevo immaginare. Ho vinto l'anno scorso ed è stato spettacolare, è stata un'emozione grandissima. Quest'anno ho presentato un brano riarrangiato di Nina, Amor Mio, e a quanto pare ha colpito la giuria, poi ha colpito anche il pubblico, visto che partecipava anche con le mani, mi ha applaudito. È tardissimo, è luna passata, e quindi erano contenti di sentire la mia voce, e quindi questo premio, da conferma di quello che vi sto dicendo, sono contentissima. Specialmente tu che hai fatto strada per venire qui fino in provincia di Caltanissetta. Eh sì, è abbastanza lungo il viaggio, 3 ore di macchina, però per cantare si fa anche questo e si fa anche altro, perché viviamo di musica, la musica è importante, io la amo, e quindi per questo motivo non mi pesa, non pesa neanche i miei genitori, che ringrazio perché mi seguono sempre, e quindi è una soddisfazione doppia, diremmo. Guarda sul mare che abbiamo l'incendio che va.
sembra lui sia in paradiso. Amore, adesso tu ridi e il fuoco si è acceso. Amor mio. Nono Festival Canoro di Vallelunga Pratameno. Loreto, ogni bene. Nono successo. Di anno in anno ci andiamo sempre migliorando, calcano questo palcoscenico i migliori ragazzi che provengono da tutte le province dell'isola. Allora, l'organizzatore, due parole su questo festival. L'organizzazione, siamo partiti noi già 5-6 mesi fa, siamo andati a selezionare, a vedere, ad organizzare i provini in varie province dell'isola e alla fine abbiamo visto i ragazzi che si sono esibiti, bravissimi, sicuramente avranno delle chance per andare a fare buona figura nelle partecipazioni nei provini che andranno a fare Che si fa, che trovano ad amici e in quelle trasmissioni a carattere nazionale di Rai e Mediaset. Vallelunga, mi portate fortuna, quindi io vi ringrazio tantissimo.